tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo fumetto che ho letto recentemente e che mi ha emozionata tanto. Vi avevo chiesto su Instagram se preferivate una recensione qua sul canale o sul blog. Nel caso ancora non mi seguisse su Instagram, vi consiglio di farlo perché spesso faccio sondaggi del genere. E avete risposto tutti di fare una recensione qua sul canale e quindi eccomi qua a parlarvi di Lei e il suo gatto. La storia di Makoto Shinkai, autore di Your Name, 5 cm al secondo, Il giardino delle parole, e la storia è stata disegnata invece da Tsubasa Yamaguchi. Il fumetto è edito dalla Dainit al prezzo di 14,90€. Si tratta di un volume unico e la storia parla di una ragazza e un gatto. In un giorno di pioggia il gatto viene ritrovato da una donna e da quel giorno non si separeranno più. La storia è narrata principalmente dal punto di vista del gatto, che viene chiamato dalla ragazza Chobi. La protagonista è molto determinata ed è in una fase molto particolare della sua vita, infatti ha appena terminato gli studi, ha iniziato un lavoro nuovo e soprattutto si è trasferita per la prima volta in una casa dove vive da sola assieme a questo gatto. Nella vita di tutti i giorni c'è però qualcosa che la turba. Fa infatti fatica a relazionarsi con le altre persone, i suoi coetanei, i colleghi di lavoro, si sente inadatta e non all'altezza spesso. È una grandissima lavoratrice, si impegna molto sul lavoro, vuole fare carriera e ha un rapporto un po' complicato con la madre. Non risponde infatti alle sue chiamate e in generale non risponde mai al telefono. In tutto questo il gatto è un nuovo arrivato e la osserva, non riesce a interpretare i suoi atteggiamenti. Lui la vede sempre bellissima e stra-innamorata della sua padrona e insieme non fanno nulla di particolare o speciale. La padrona coccola il gatto, gli dà da mangiare. Sono però queste piccole cose fatte di gesti quotidiani a creare un rapporto però molto speciale fra i due protagonisti. Questo rapporto è molto romanzato, innanzitutto perché il gatto viene umanizzato, ha voce, si comporta in un modo che non è consono ad un animale. Però tutto questo funziona e fa capire al lettore quanto sia speciale il rapporto fra uomo e animale. Al di là quindi di questo lato un po' fantastico, il gatto che parla, poi ci sono un paio di episodi surreali, la storia è autentica. Parla comunque di tematiche molto profonde come il non sentirsi adeguati all'interno della società, l'esperienza nuova dell'andare a vivere da soli, quindi tutte le varie difficoltà, la grande responsabilità della lavoro, dell'essere da soli, doversi arrangiare, insomma tutto questo viene vissuto dalla protagonista e il lettore può facilmente rivedersi in questo personaggio. È una storia però che non dice tutto, non sappiamo tutto quello che si nasconde dietro a questo turbamento della ragazza, non viene nemmeno spiegato per bene il rapporto con la madre o quello che accade ad esempio sul posto di lavoro, ci vengono date delle informazioni frammentarie della situazione, quindi è una storia che va per certi versi anche interpretata, non dice tutto ed è una cosa che può piacere, come no. Io personalmente ho amato questa storia, innanzitutto perché parla di qualcosa a me molto caro, ovvero il rapporto fra padrone e animale, in particolare fra questa ragazza e il suo gatto. Poi il gatto viene chiamato Chobi, che assomiglia tanto al nome Chibi, ovvero il nome della mia gatta, quindi già da lì sono partiti un sacco di lacrimoni perché in questo momento io vivo senza la mia gatta e mi manca tantissimo. È una storia che non ha nulla di drammatico, però sono molto sensibile ed emotiva, quindi quando ci si soffermava sui pensieri della ragazza, sul non sentirsi accettata e sul suo senso di solitudine nel vivere da sola, mi sono rivista tanto, ma soprattutto mi sono emozionata quando il gatto ci descrive, racconta come vede lui la padrona, la vede sempre bellissima, super determinata, una persona davvero speciale. Per quanto riguarda i disegni di questa storia sono abbastanza puliti, per certi versi raffinati, io almeno ho avuto da subito l'impressione di trovarmi davanti a un fumetto adulto, maturo, impegnativo per le tematiche trattate, insomma. Però sinceramente non mi hanno detto nulla di che. È un'opera che parla quindi di cambiamenti,
turbamenti e del rapporto speciale che si crea fra padrone e animale. Un amore davvero incondizionato che non si basa su eventi speciali, su grandi cose, ma veramente sulla quotidianità. E a proposito del rapporto con gli animali, si sottolinea quanto sia importante, a volte veramente decisivo nella vita di una persona. In particolare in questa storia la ragazza viene salvata, tra virgolette, grazie al suo rapporto con il gatto, ed è una cosa che mi ha toccato molto perché lo sento molto vicino e lo sento vero. È un fumetto quindi che mi ha emozionata tanto perché mi sono rivista tantissimo nella storia, a partire dal gatto, il rapporto con il gatto, ma anche i dubbi, le incertezze, il momento di cambiamento nella vita di questa ragazza. Insomma, è una situazione che si avvicina molto alla mia situazione attuale, quindi mi sono rivista tanto ed emozionata per questo. Come dicevo, non viene spiegato tutto, ci sono soltanto piccole informazioni. In generale è un'opera in cui non succede chissà che cosa, ci sono piccoli episodi della vita quotidiana, di stagione in stagione. Quello che è importante è il sentimento, il rapporto fra la ragazza e il suo gatto, e soprattutto i sentimenti della ragazza. Questa era quindi la mia opinione su questo fumetto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete letto anche voi, che impressione vi ha fatto, se vi è piaciuto o meno, e soprattutto se avete visto l'anime. Se non sbaglio dovrebbe esistere un cortometraggio appunto di Makoto Shinkai, e questo fumetto dovrebbe essere tratto da quel cortometraggio. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!